lo dico io, è Patrizia Bacci, che è la prima donna, finalmente, protagonista della nostra rubrica Saggi e Noleggio. È amministratore unico di Program, però io direi non ape regina, gufo regina, giusto? Gufo regina, sì. Qual è la storia? La storia è che ad ogni assunzione, quindi ad ogni dipendente nostro, abbiniamo come augurio di benvenuto e di buona fortuna nel mondo del lavoro un gufo di ceramica che ha delle caratteristiche che assomigliano alle caratteristiche personali di questa persona che viene assunta. Nel momento che noi abbiamo cambiato sede, quindi ci siamo trasferiti nella nostra sede di Via Pratese, ho pensato di dare buon augurio a tutti i dipendenti, quindi abbinando a ognuno di loro questo gufo personalizzato. E gufo regina, perché a me è toccato il gufo regina. Beh, direi che se questo è l'ambiente, prima di tutto faccio anch'io una richiesta di assunzione. E poi però come si fa, nonostante un'azienda cresca come sta crescendo Program, a mantenere comunque questo ambiente che sembra di essere in una famiglia? Allora, è sempre più difficile, perché più che cresce l'azienda, più che inseriamo persone, è più difficile mantenere questa atmosfera, ma è una cosa a quale noi teniamo tantissimo. Quindi anche le selezioni che facciamo, le facciamo tenendo conto di volere in tutti i modi avere anche le persone a bordo che hanno voglia di far parte di un gruppo e di lavorare in gruppo. Tenere tutti sulla stessa barca. Sì, prima di diventare poi gufo regina c'è una lunga storia alle spalle. Vogliamo fare un salto all'indietro e tornare all'Inghilterra negli anni 60? Allora, l'Inghilterra negli anni 60 ovviamente comincia tutta la storia dell'azienda e del capogruppo dell'azienda. Quindi il mio papà e la mia mamma si trovano in Inghilterra negli anni 60 e per puro caso inizia il discorso del noleggio, perché inizialmente loro avevano un'azienda che faceva tutte altre cose, quindi il discorso di prendere i mezzi e di rinoleggiarlo è stato un crescere, ma a seguito di un'altra azienda, quindi per consegnare la merce e per consegnare le cose che avevano prodotto. Piano piano quest'idea ha preso più piede e da due furgoni sono diventati tre, sono diventati dieci, sono diventati poi la parte di più dell'azienda. Quindi piano piano hanno lasciato la produzione di determinate merce e si sono ovviamente basate su questa novità, che poi ovviamente a distanza di 50 anni è stata sicuramente una decisione positiva. Quindi è una questione di famiglia, ma sì. Quanto ha influito poi il suo padre nella scelta? Cioè, voleva fare la ballerina, il papà diceva no, di fare un'oggettrice, è stata una passione? Allora, non mi è mai stato vietato fare niente, però ovviamente uno che cresce e i sabati e la domenica si passa in azienda, i fine settimana sono sempre lì, le vacanze uno va lì, ma fin da piccola uno cresce pensando che quello sia anche una vita normale, è un mondo che uno comincia a capire dall'interno, quindi crescendo, passando le vacanze scolastiche a fare proprio questo lavoro, diventa normale. Quindi non mi è mai stato detto devi fare questo, ma viene altrettanto normale perché siamo instradati in questo modo. E qui siamo ancora in Inghilterra, sì. Quindi lei ha passato l'infanzia, la giovinezza lì, che è quello che sognano di fare tantissimi giovani italiani, invece lei ha fatto il percorso inverso, è voluta tornare in Italia. Sì. La verità è che nonostante io sia nata e cresciuta in Inghilterra, ho fatto tutte le scuole, l'università, tutta in Inghilterra, io non mi sono mai sentita a casa. Non so se è qualcosa che deriva dai miei genitori, cioè una sensazione. Venendo sempre in Italia per le vacanze, mi sono tutti gli anni sentita sempre più a casa. A un certo punto ho detto, la mia strada non è qui, e quindi sono tornata in Italia. L'Inghilterra è un paese all'interno dell'Europa, ma molto peculiare, molto diverso. Che differenza c'è poi anche nel settore del noleggio tra l'Inghilterra e l'Italia?
le differenze sono tantissime, a partire che già nell'Inghilterra il mondo del noleggio è molto più avanti di quello che è ancora in Italia. Le differenze sono le leggi, la possibilità di fare determinati lavori. Cioè, in Inghilterra noleggiano i tir, le motrici, qua non ci siamo ancora, cioè, c'è molta strada da fare. C'è una differenza abissale sulla burocrazia, sulle leggi, sulla chiarezza o meno di una legge. Purtroppo le stiamo vivendo tutti i giorni. Qua c'è un mondo di grigio che non ci aiuta. Ovviamente in paesi come l'Inghilterra ci sono più chiarezze. Una cosa è bianca, una cosa è nera. La burocrazia e le cose asfissianti che sono state fatte fare al nostro settore in questi ultimi anni non esistono proprio negli altri paesi europei. Negli ultimi anni burocrazia, ma anche nuove motorizzazioni, cioè insomma il settore dell'automotive in generale, del noleggio anche in particolare, stanno subendo delle rivoluzioni ingenti. C'è molto, molto movimento, molto fermento, molti cambiamenti. Le alimentazioni cambiano, si parla dell'ibrido, dell'elettrico, dei diesel di nuova generazione, benzina di nuova generazione. C'è molto movimento sui mezzi, però ci sono anche molte cose contro, perché ci sono state delle leggi negli ultimi tempi che hanno aggravato un lavoro che non dovrebbe fare parte di questo settore, però purtroppo non sono state studiate le leggi per quando si mettono in atto, quindi stiamo subendo e abbiamo subito dall'articolo 94, il documento unico, alla famosa legge sulla tassa di proprietà, che ci stanno mettendo in difficoltà nel trovare una soluzione, perché noi non chiediamo altro che lavorare e dare un servizio ai nostri clienti, ma se non c'è chiarezza già prima tutto diventa molto difficile, e purtroppo in questo momento siamo in questa fase di incertezza, quindi è difficile anche dare una risposta ai nostri clienti, che giustamente ci dicono come sta andando il mercato, dove sta andando il mercato, cosa dobbiamo fare. Un po' più di certezza non guasterebbe. Parlando di clienti, forse nel corso del tempo prima il noleggio era prettamente qualcosa più conosciuto dalle aziende che al grande pubblico. Sì. Ultimamente, anche con questa cresciuta voglia di flessibilità, si stanno avvicinando anche i privati, è un canale che potrete poi implementare? Allora, sicuramente si stanno avvicinando i privati, si è molto aperto il mondo del noleggio anche a questa tipologia di clienti, perché le nuove generazioni hanno meno necessità del possesso, quindi a loro serve l'utilizzo, infatti il car sharing è nato e sta vivendo anche di questo, e quindi piano piano si arriva anche al noleggio. Noi per ora non è un settore dove noi stiamo andando molto forte, anche perché ci sono ancora dei problemi sui contratti consumer, quindi anche lì finché non c'è chiarezza è un settore dove bisogna stare molto attenti. L'ultima domanda è d'obbligo, essendo la prima donna di sala di noleggio, essendo io e lei due donne nell'automotive, merce rara, ancora oggi sono troppo poche le donne nel settore, ancora di più lo immagino lo fossero quando ha iniziato. Sì. Come si fa ad affermarsi, a farsi valere? Come si fa? Essendo concreti, essendo presenti. Effettivamente mi rendo conto che all'inizio degli anni 90 essere nella mia posizione era veramente una cosa particolare. Le cose sono leggermente cambiate. Nel mondo dell'automotive ci sono qualche personaggio femminile in più. Siamo molto lontani, secondo me, da dove si dovrebbe essere. Non è facile neanche affacciarsi a un mondo molto maschile. Per quanto riguarda la nostra azienda, come non poteva essere diversamente, noi siamo 50% donne, 50% uomini, anche nei ruoli di responsabilità, perché si può sempre coniugare una vita femminile con il lavoro, questo non me lo toglierà mai dalla testa nessuno.